In compagnia di mister Karen Zeman nel dopopartita di Lavello Real Agraversa, mister, un pari che sta stretto a Lavello dopo un ottimo primo tempo, un secondo tempo in cui si è giocato davvero poco. Sì, un risultato che non ha nulla a che vedere con quello che è stato prodotto in campo. Purtroppo dopo 5-10 minuti potevamo già essere in vantaggio di 3-4 gol e abbiamo sbagliato gol incredibili. Poi dopo essere passati in vantaggio c'è bastata una mezza disattenzione per regalare un gol. E il secondo tempo abbiamo giocato nella metà campo avversaria se non nell'area, ma purtroppo oggi anche l'assenza di Eluazni, che era proprio nella partita più adatta a lui, si è fatta sentire. E non avevamo chi finalizzasse gli innumerevoli cross. Mister, quanto una manico c'è i 3 punti e su quale strada si riparte? Per il risultato sicuramente tantissimo, perché soprattutto nel primo tempo si è visto un Lavello in gran forma, e purtroppo non portare 3 punti a casa in queste partite è grave, perché mettendoci nei panni dell'avversario a noi non è mai capitato di non superare la metà campo e riuscire a non perdere. Ha inciso molto dal suo punto di vista comunque un gioco spezzettato, i tanti minuti di recupero e, perché no, aggiungendoci anche il vento che probabilmente non ha permesso nemmeno la fluidità della manovra. Sì, hanno inciso un sacco di cose, però quando c'è la possibilità di fare gol bisogna farlo, e non si può subire gol a ogni tiro che si prende, quindi le cose da dire sono tante. Attenuanti ce ne sono, ma noi ci mettiamo del nostro, e quando succedono gli eventi negativi noi dobbiamo già stare 3-0, e se fossimo stati 3-0 nulla avrebbe tenuto e avremmo vinto la partita. Adesso le ultime 6 finali, con che approccio e soprattutto con quali motivazioni? Ti ripeto che non sono finali, sono 6 partite, e 6 partite che vanno giocate con la giusta voglia. E la forma atletica è al 100%, non siamo mai stati così bene, quindi io mi aspetto molto di più, perché è vero che c'è stato un grande primo tempo, però è anche vero che avremmo potuto fare molto di più, nonostante, ripeto, mancasse il finalizzatore oggi. E secondo me possiamo e dobbiamo fare grandi cose in queste 6 partite. Ringraziamo mister Karel Zeman per la disponibilità e la pazienza. Grazie.